Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da Gigi, siamo qui ritornati su Clash Mini per andare a giocare da bendati. I round li potrò guardare, quindi diciamo che la parte in cui sarò bendato sarà la parte in cui sostanzialmente piazzo le truppe. E quindi sì, un po' ad occhi chiusi devo spostare le truppe, piazzarle e cercare di risolvere la situazione nel caso in cui si stia perdendo. Per altre challenge del genere lasciate un bel mi piace, direi almeno 5.000 like, soprattutto vi ricordo di consigliarmene altre sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se non questo è fatto. Il codice creatore non è ancora disponibile su Clash Mini perché il gioco non è ancora uscito globalmente. Speriamo esca presto, soprattutto speriamo che esca perché non è ancora detto purtroppo. E niente raga, mi raccomando per il supporto, andiamo a metter pronto. E io mi copro già gli occhi, però sapete non sono sicuro di riuscire a piazzarle le truppe. Sono riuscito a piazzare? No, no, non riesco a piazzare. No, una l'ho piazzata. E vabbè raga, ormai mi sono tolto le mani dagli occhi, quindi devo rimanere così. Ok, però ce l'ho fatta. Tra l'altro mi sa che sta partita la vinciamo pure perché ho azzeccato dove mettere il goblin lanciere. Cioè sta partita, regalo, ho vinto perché ho messo il goblin lanciere nella giusta lane. E ho risparmiato anche 4 di elisir. Lui ha risparmiato 2 di elisir probabilmente. Vabbè, fa troppo ridere sta cosa. E allora, aspettate raga. Però no, già mi copro gli occhi perché sennò vedo le truppe. Ok, mi sa che l'ho piazzata. No. Oppure sì, raga, non lo so. Io sto facendo cose a caso ovviamente. Mi sa che ho switchato le truppe. Ho switchato. No. Oh, però un po' di cose le ho piazzate. Un po' di cose le ho piazzate. Ho pure spostato il goblin lanciere. Ho preso la guardia che avevo fatto fuori. Oddio, raga. Oddio. No, mi sa che non ce la facciamo. No, raga, mi sa che non ce la facciamo. Rip, beh, un sacco di elisir non ho utilizzato. Aspettate un attimo, mi fate prendere giusto la misura? Cioè, giusto per vedere. Ok, da qui. Ok, vabbè, allora. Ok. Sto sentendo rumori. Non so se sono riuscito a switchare. Non ci sto capendo niente. Vabbè, vediamo una. Vabbè, ok. 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 Almeno un bel po' di elisir lo abbiamo utilizzato. Abbiamo potenziato anche un po' di truppe. Ok, mi sa che devo spostare la contessa, raga. Devo riuscire a spostare la contessa perché lui ogni volta, se no, mi piazza lì il bocciatore. Mi mette il pack. Mette il pack lì dietro, raga. Questo mi frega perché mette il pack lì dietro per counterarmi la regina, la contessa. E questo è un problema. Questo è un problema, ragazzi. Perché, allora, aspetta, raga, mi devo coprire gli occhi. Gioco cose. Vediamo se riesco a switchare. Provo a spostare le truppe in campo. Sto riuscendo a spostare le truppe in campo? No, raga, mi sa non ci sono riuscito a spostare le truppe in campo. Qua il bocciatore mi ha fatto fuori pure due truppe. Mannaggia, ragazzi. No, non credo ce la faremo anche stavolta. Ma lì, ragazzi, mi frega quel pecca messo là dietro. Cioè, io dovevo mettere altre truppe per cercare di counterare quel pecca lì dietro, ma con gli occhi chiusi, ragazzi, mi viene un po' difficile da fare. Però vabbè, raga, 3-1, un round ce lo siamo portati a casa. Però è molto complicato, è un po' più difficile di quello che mi aspettavo. Pensavo fosse un po' più facile. Riproviamo, ragazzi, riproviamo. Allora, mi copro subito gli occhi. Vediamo. No, non sto piazzando. No, non sto piazzando, raga, non sento niente. Ah no, una l'ho piazzata. Sempre il goblin lanciere riesco a piazzarlo. Raga, il goblin lanciere da lì però devo riuscire a spostarlo. È un altro bocciatore. Mannaggia la miseria, raga. Un altro bocciatore. Vabbè, ragazzi, questa va così. No, ragazzi, con gli occhi chiusi speravo fosse un po' più facile. Ma assolutamente no. Assolutamente no, ragazzi. Sarà molto complicato. Vorrei cercare di vincere almeno una partita, ragazzi. Almeno una partita vorrei cercare di vincerla. Allora, vediamo un attimino. Sono uscito a spostare il goblin lanciere? Non sto capendo. Ok, adesso ho switchato. Ma non so se ho abbastanza di sir. Ma sì che ho abbastanza di sir. Mannaggia la miseria. Niente, il goblin lanciere l'ho spostato, ma boh, probabilmente perché ho piazzato lo scheletro gigante. Dai, però lì lo scheletro gigante può fare parecchi danni a parecchie truppe. Ok. Ah, però va addosso l'altra bomba alla mia contessa. Sì, non è riuscita ad evitarla. Ma, raga, abbiamo vinto soltanto il primo round della prima partita, ma solo perché ho azzeccato dove mettere il goblin lanciere, altrimenti. Ma no, raga. No, ragazzi, non ci riesco proprio. Mi sembra un po' di roba l'ho messa. No,
Col cavolo, sei di Elisir ancora c'ho. Ma più che altro, regà, il problema è che qua non riesco poi a spostare le truppe, capito? Cioè, il problema è che poi una volta che ho piazzato le truppe, non riesco a spostarle. Invece sarebbe fondamentale riuscire a spostarle, proprio perché c'hanno tipo il bocciatore e altre truppe che comunque è importante andare a counterare in un certo modo. Attenzione, qui forse ce lo portiamo a casa. No, mi sa di no. Ma non ci credo, quanto danno ha fatto quel bocciatore? Illegale, ragazzi, 3-0 netto. Oh mio Dio, ragazzi, 3-0 netto. Riproviamoci, ma è veramente difficile, eh? Veramente difficile, ragazzi, veramente difficile. Allora, ok. Ma, no, raga. Sono riuscito a spostare la contessa? Oh, sì! Sono riuscito a fare quello che... Allora, in realtà li volevo mettere lo scheletro gigante un po' più avanti... Sarebbe stato meglio. E la contessa in realtà un po' de là, però vabbè. Ah, se Monk va sullo scheletro gigante, usa l'abilità lì, è tanta roba. Dai che forse questa ce la portiamo a casa, regà. Dai che forse questa ce la portiamo a casa, ragazzi. Sì, ok. E il primo round di questa terza partita è andato. Allora, vediamo. Ah, ricopriamoci. Allora, ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta, regà. Ah, vorrei spostare lo scheletro gigante. E la contessa. Mannaggia la miseria, ho spostato la contessa. Oh, però ho messo lo stregone e il goblin lanciere lì. Però mannaggia, regà, ho messo la contessa davanti allo scheletro gigante. No, dopo la devo spostare, regà. No, regà, dopo la devo spostare assolutamente. Dopo... Mi sa che lui non ha giocato altre truppe, però. Col fatto che ho gli occhi chiusi, ragazzi, non ci sto a capire niente. Ah, però mo dove sta lo scheletro gigante? Come faccio a trovarlo? Allora, aspettate. Ah, provo a piazzare le truppe. Ah, ho sentito qualcosa, ho fatto qualcosa, ma... Non lo so. Ok, ho fatto qualcos'altro. Devo spostare lo scheletro gigante. L'ho spostato? No, ho spostato il goblin lanciere! Ah, ma lui non sta a giocare più nessuna truppa, regà. Ma dai, ma per una volta che sono riuscito a giocare un po' alle truppe io in maniera decente. No, ragazzi, vabbè, adesso ne dobbiamo fare un'altra. Ok che ho vinto sta partita, ma voglio dire, non è che la sento proprio in maniera così incredibile. Dai, ragazzi, però incredibile, su. Annaggia, proviamo a farne un'altra. Allora, ok, allora. Messo? No. Ho sentito un rumore che... Perché? No, raga, che rumore sto sentendo? Perché mi faceva sto... Che sbagliavo? No, raga, ho scoperto gli occhi e infatti non ho giocato nulla. Perché ho sentito un rumore stranissimo, ragazzi. Di un errore. Perché? Dove lo piazzavo per sbaglio? Lo piazzavo proprio fuori dall'arena? Oh, raga, non ho capito, vi giuro. Allora, ovviamente adesso cerco di giocare qualche truppa perché sennò qui è un problema. Ok, stavolta ho sentito che è andato... Allora, forse sono riuscito a switchare. Sto iniziando a prendere un po' le misure, eh. Sto iniziando a prendere un po' le misure. Ok. Oh, l'ho piazzate bene però, eh. Ma perché sto iniziando a prendere un po' le misure, ragazzi, rispetto alle prime partite. Cioè, prima non riuscivo proprio a capire come metterle e dove metterle. Raga, mi devasta. No, raga, lo stregone elettrico mi devasta. Devo riuscire. Ma, raga, posso vedere un attimo dove ho messo il goblin lanciere? Perché mi sa che sta lì davanti. Oddio, no, in realtà lo stregone elettrico sta messo male. Allora, ok, devo riuscire a spostare. No, aspettate. Ok, forse sono riuscito a mettere le truppe. Devo spostare lo stregone elettrico, raga. L'ho spostato? No, raga, l'ho venduto. A sto punto era meglio lasciarlo là. No, ragazzi. L'ho venduto. Oddio, forse... No, non ci credo. Non ci credo! L'abbiamo pure vinto sto round. Ho venduto lo stregone elettrico. Abbiamo pure vinto il round. Oh mio Dio, c'ho 10 di lì. Madonna. Allora. Ok, sento che ci sono riuscito a mettere le tre truppe. Aspettate. Lo dovrei aver messe, però... non lo so. L'ho messo lì davanti, raga.
No, ragazzi, sarà inutile. Ragazzi miei. Però fa un sacco di danno quel gigante elettrico. Niente, oggi, ragazzi, non mi viene da dire gigante elettrico. Non so perché. Beh, quello lo fa fuori, ragazzi, però lo stregone elettrico è troppo più forte. Oh! No, invece se la porta a casa lo Spear Goblin! Oh mio Dio! No, ragazzi, questa può essere la partita della vita. Devo riuscire... però ho paura di venderlo. Allora, aspettate. Allora. No, mi sta dando un errore. Allora, aspettate. L'ho spostato? No, non lo so. Non lo so, raga. Oddio, è iniziata. Oddio, ho spostato tutto il campo. Sì, però ero riuscito a spostare il coso. Ero riuscito a spostare lo stregone elettrico. Sì, raga, ce l'abbiamo fatta. Da 2 a 0. Da 2 a 0 a 3 a 2 con gli occhi chiusi. No, raga, non ci credo. Non ci credo, raga. No. Ce l'abbiamo fatta. Adesso posso concludere il video con piacere. Beh, dopo la vittoria che abbiamo fatto prima, raga, no, la vittoria prima, ragazzi, no, non la prendo per buona, ma questa assolutamente sì. All'ultima partita ho preso un po' le misure, a parte che a un certo punto ho cambiato la posizione dell'arena, ho venduto lo stregone elettrico. Vabbè, sono successe cose. Mi raccomando, ragazzi, lasciate un bel mi piace per altre challenge sul Clash Mini. Ovviamente sotto nei commenti consigliatemene delle altre. Vi ricordo, il codice creatore non è ancora disponibile su Clash Mini, ma perché il gioco non è ancora uscito globalmente, non sappiamo ancora se uscirà, ma speriamo di sì. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!